Domenica 12 giugno si vota per i referendum. Molte sono le speranze e le attese che vengono riposte sull'esito positivo della consultazione referendaria, così come d'altra parte vengono sollevati timori e perplessità per le conseguenze che tale consultazione potrebbe avere, sulla disciplina di importanti settori del nostro ordinamento giuridico. Si tratta allora di comprendere bene la portata dei quesiti, non senza aver fatto una premessa di carattere generale. Si tratta di referendum abrogativi, il che vuol dire che l'effetto di tali referendum è quello di abrogare, espungere dall'ordinamento giuridico alcune disposizioni normative, non dunque di introdurne di altre, di nuove. Pertanto è anche importante considerare qual è il risultato di tale consultazione una volta appunto eliminata quella norma rispetto alla disciplina complessiva di una determinata materia, di un determinato settore del nostro ordinamento. Partiamo dal primo quesito, la scheda è quella di colore rosso e riguarda la legge Severino. Legge Severino che ha disciplinato la incandidabilità di coloro i quali sono stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi. La legge Severino, in altri termini, introduce un automatismo. Basta il solo essere stati condannati in via definitiva per essere appunto esclusi dall'elettorato passivo. Cosa accade se passa il sì? Si ritorna al sistema precedente, quello che è fondato sulla interdizione dai pubblici uffici che viene decisa dal giudice all'atto appunto della pronuncia della sentenza di condanna. Il giudice che decide anche il tempo, la durata della interdizione dai pubblici uffici stessi. Certamente, dunque, la legge Severino pecca, secondo alcuni, di garantismo, nel senso che introduce appunto un automatismo. D'altro canto, ritornare al sistema precedente può anche comportare il rischio di vedere candidati, soggetti i quali magari sono stati condannati anche per gravi reati, sia pure con sentenza non definitiva. Dunque, in questo caso, l'effetto del referendum appunto è quello di ritornare al sistema in cui era il giudice che con l'interdizione dei pubblici uffici di fatto stabiliva la incandidabilità appunto dei condannati stessi. Veniamo al secondo quesito, la scheda è quella di colore arancione e riguarda le misure cautelari. Cosa sono le misure cautelari? Sono quei provvedimenti con i quali il giudice limita la libertà personale di coloro i quali sono gravemente indiziati della commissione di alcuni delitti. Ebbene, oggi è possibile certamente limitare la libertà personale prima appunto che sia pronunciata una sentenza definitiva. Quando è possibile farlo? In tre casi essenzialmente: quando vi è un pericolo di inquinamento della prova, quando vi è un pericolo di fuga da parte appunto della persona gravemente indiziata, o terza ipotesi, quella appunto oggetto del quesito referendario, quando vi è il pericolo che quella persona commetta un delitto della stessa specie di quello per cui si procede. Bene, l'obiettivo ovviamente dei presentatori del referendum è quello di ridurre drasticamente il ricorso alle misure cautelari. Quale potrebbe essere l'effetto della eliminazione di questa norma? È che ovviamente il giudice non potrà più disporre misure cautelari basando appunto il suo provvedimento su questo pericolo, potremmo dire, di recidiva. E, per esempio, non sarà più possibile applicare misure cautelari anche per reati gravi, pensiamo alla rapina commessa non con violenza ma con minaccia, anche all'estorsione stessa, o
o allo spaccio anche di quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti. In questo caso, quando anche vi fosse un arresto in flagranza, il giudice sarebbe di fatto obbligato a rimettere in libertà i soggetti arrestati. Dunque, si tratta ancora una volta di un bilanciamento fra esigenze di tutela della libertà personale e esigenze invece di sicurezza sociale. Certamente l'approvazione del quesito referendario introduce una preferenza, come fa pendere la bilancia, verso le esigenze di tutela della libertà personale, in qualche modo anche a discapito delle esigenze di prevenzione e di sicurezza sociale. Terzo quesito, la scheda di colore giallo, riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati. Questo quesito, peraltro, se voleste leggerlo nella cabina elettorale, ecco, munitevi di una lente di ingrandimento, perché il quesito è piuttosto articolato, riguarda moltissime disposizioni, alcune delle quali per la verità anche desuete, dell'ordinamento giudiziario, che appunto disciplinano il cosiddetto tramutamento, cioè il passaggio dei magistrati da una funzione all'altra. Attualmente questo passaggio è consentito in alcuni casi, e tuttavia, ecco, con delle limitazioni di tempo e di luogo, vale a dire il pubblico ministero può passare a fare il giudice, ma in un distretto di corte d'appello diversa. Queste disposizioni che vengono abrogate con il quesito riguardano fondamentalmente tutti quanti questi passaggi, per cui allo Stato chi accede in magistratura è in quel momento che fa la scelta, per cui se sceglie di fare il pubblico ministero rimarrà pubblico ministero lungo tutta la sua carriera professionale e analogamente se sceglierà di fare il giudice. Da parte dei proponenti del quesito, l'obiettivo è quello appunto di arrivare sostanzialmente ad una separazione delle carriere e impedire, ecco, condizionamenti da parte dei pubblici ministeri rispetto ai giudici dovuti al fatto che si appartengono appunto allo stesso ordine e svolgono in realtà, ecco, la stessa carriera. Il problema però è che quando anche dovesse passare questo quesito, certamente non si incide sull'accesso in magistratura, che rimane comunque sempre mediante un concorso unico, rimane sempre unico il Consiglio Superiore che è composto da pubblici ministeri e da giudici, così come anche i consigli giudiziari, che sono quegli organismi che in sede appunto locale decidono della carriera dei magistrati. Pertanto, in questo caso, l'esito del quesito referendario, ove dovesse appunto passare il sì, è soltanto quello di fare in modo che chi entra in magistratura e va a scegliere la sede entro l'ambito di un numero circoscritto di sedi, è in qualche modo destinato poi a rimanere, a svolgere quella medesima funzione lungo l'intero arco della propria carriera professionale. Dunque non si incide minimamente, ripeto ancora una volta, né sui consigli giudiziari e né sul Consiglio Superiore, che rimangono unici e pertanto in qualche modo resta sempre quel pericolo di condizionamento, ecco, che i proponenti il quesito intendono evitare. Veniamo poi al quarto quesito, che è la scheda di colore grigio, e riguarda i propri consigli giudiziari, che abbiamo visto sono quegli organismi che decidono a livello locale, distrettuale, la carriera dei giudici, i provvedimenti organizzativi, e ecco, si interessano dell'amministrazione della giustizia sotto il profilo appunto ordinamentale, organizzativo, ivi compresa appunto la carriera dei magistrati. Ecco, a livello locale svolgono le funzioni che svolge il Consiglio Superiore a livello appunto nazionale. A cosa mirano i proponenti il referendum? Le disposizioni in questione tendono appunto a regolamentare il ruolo e le funzioni dei membri cosiddetti laici, cioè avvocati e docenti universitari, all'interno appunto di questi consigli giudiziari e
L'eliminazione di queste norme farebbe sì che gli avvocati e i docenti universitari possano partecipare anche alla valutazione dei magistrati, cosa che adesso appunto non è consentita. Quindi l'effetto del referendum sarebbe quello appunto di in qualche modo ampliare i poteri e le funzioni dei partecipanti al Consiglio giudiziario, dei partecipanti laici ai consigli giudiziari. Ecco. Da altra parte si avanzano dubbi e perplessità sul fatto che questo introdurrebbe una sorta di valutazione del magistrato da parte di componenti laici che allo stato sono designati non in maniera elettiva, ma appunto al Consiglio Nazionale Forense e con il pericolo, soprattutto in alcuni ambiti territoriali molto conflittuali, di esporre i magistrati a valutazioni non sempre equanime da parte di avvocati, soprattutto appunto se si considera che si tratta di avvocati spesso appunto non eletti, ma indicati, designati da altri organismi. Ripeto ancora una volta, tuttavia l'effetto di questo quesito referendario sarebbe quello di ampliare i poteri degli avvocati nei consigli giudiziari, quindi consentire loro di pronunciarsi anche sulle carriere e sulla professionalità dei magistrati. Ultimo quesito, scheda di colore verde, e riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura e va ad abolire, mira ad abolire quella disposizione che prevede che per candidarsi al Consiglio Superiore occorra farsi presentare, ecco, occorra cioè delle firme di presentatori, almeno 25 firme appunto di altri magistrati che presentino quella candidatura. Qual è l'obiettivo dei proponenti del referendum? Quello di recidere il collegamento fra le correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Superiore, perché appunto questa norma in qualche modo impedirebbe candidature scevre, separate dal sostegno appunto delle correnti. D'altra parte si obietta pure che in realtà questa disposizione, quando anche venisse abrogata, certamente non impedirebbe la presentazione di candidature supportate dalle correnti. Il tema è di grande attualità perché è anche oggetto della riforma Cartabia. È evidente che, ecco, più che il discorso della presentazione della lista, quel che rileva è molto spesso il bacino elettorale, quindi la circoscrizione. È chiaro che più ampia è la circoscrizione, e ovviamente maggiore sarà l'esigenza del candidato di farsi supportare da un gruppo a cui gli possa fare campagna elettorale, che lo possa far conoscere appunto in tutto il territorio nazionale. Bene, in conclusione, cosa possiamo dire? Certamente ogni quesito cerca di dare una risposta a una domanda che è indubbiamente giusta, ed è, come abbiamo visto, quello di limitare un certo difetto di garanzie, quindi un certo automatismo nel caso della legge Severino, o per quanto riguarda la magistratura, introdurre un sistema che in qualche modo impedisca condizionamenti di pubblici ministeri sui giudici e dunque eventualmente anche arrivi a una separazione delle carriere, o ancora per quanto riguarda le misure cautelari che impediscono un abuso nel ricorso alle misure cautelari, o per i consigli giudiziari che introducono un sistema di valutazione dei magistrati che è fatta anche da soggetti esterni alla magistratura, o che da ultimo, ecco, recida quel cordone ombelicale che esiste appunto fra correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Superiore della Magistratura, anche alla luce appunto degli scandali recenti. Ripeto ancora una volta, domande certamente giuste. Resta da chiedersi se questi referendum, se l'approvazione di questi quesiti rispetto a domande così importanti possa ritenersi una risposta adeguata.